Buonasera a tutti, benvenuti anche a questo webinar di BNP Paribas e oggi con noi ci sarà a tenerci compagnia e sicuramente anche ad aiutarci all'interno dell'argomento di oggi che poi andremo a vedere, c'è Gabriele Bellelli. Gabriele Bellelli sicuramente non ha bisogno di presentazioni, ma per chi forse non ancora, i pochi che ancora non lo conosceranno, Gabriele è un trader ed un educatore finanziario indipendente, ha scritto diversi libri sia sul trading, sia anche più sul mondo investing e quindi oggi abbiamo il piacere di averlo con noi a parlare di protezione del portafoglio con i certificati a leva variabile. Poi, ovviamente, siamo disponibili a qualsiasi domanda, scrivete pure nella chat e vi rispondiamo, insomma, appena abbiamo un attimo. Ora, non farei più altre introduzioni, ma lascio subito la parola a Gabriele, che oggi è qui con noi. Ciao Gabriele. Buonasera a tutti, ciao Matteo, benvenuti, anzi ben ritrovati perché in realtà questo non è il primo webinar che facciamo insieme, è il secondo e tra l'altro ce ne saranno tanti altri da qui a fine anno. È il secondo che dedichiamo ai certificati a leva dinamica, a leva variabile. La prima volta ci siamo concentrati sul lato trading, quindi il lato operativo. In questo caso invece ci concentreremo questa sera sul lato protezione di capitale, usando sempre questo prodotto finanziario. Dopo andremo nei dettagli, no? Faremo vedere le caratteristiche, le peculiarità, faremo degli esempi, eccetera. Però questo è giusto per dare, no, un'introduzione a oggi. Quindi grazie a tutti per essere presenti, vedo che sono già tanti collegati. Ok, allora magari faccio una piccola introduzione su che cos'è la copertura. Allora, la copertura o hedging è una componente che è essenziale o comunque molto importante per una gestione efficace, se vogliamo anche dinamica, del proprio portafoglio. La copertura ha tre classiche finalità. La prima è ridurre la volatilità della performance, quindi andare a contenere sia i movimenti estremi al rialzo sia quelli al ribasso. Un'altra è eliminare o limitare l'esposizione al rischio di prezzo per un certo tempo, quindi una limitazione del rischio temporanea diciamo in maniera per efficientare il portafoglio e per mantenere comunque un'allocazione che era stata fatta d'origine, e poi eventualmente per gli investimenti in valuta estera per eliminarne il rischio di cambio. Attraverso i certificati, nel caso specifico, che sono strumenti liquidi quotati su mercati di borsa italiana, in particolare sul SEDEX, dove molti dei certificati quotano, e sono accessibili alla maggior parte degli investitori. Quindi hanno, diciamo, il vantaggio che non è necessario aprire conti in derivati o conti in valute, ma tutto viene regolato in euro. La copertura del portafoglio può essere fatta con vari tipi di strumenti. Mi vengono in mente, a primo pensiero, i mini futures, quindi certificati a leva variabile, ma è possibile farlo anche attraverso, ad esempio, i cover warrant, che sono degli strumenti molto simili alle opzioni, che hanno un meccanismo di funzionamento un pochettino diverso, ma che, diciamo, in qualche modo può essere assimilabile e che poi andremo a vedere un pochettino più nel dettaglio. Avendo fatto questa brevissima introduzione, magari ti rilascio la parola a Gabriele non so, se hai qualche considerazione anche sul mercato, sul momento economico, macroeconomico, la congiuntura, eccetera, Sì, di cui puoi parlare. Ti passo anche lo assolutamente. schermo, magari che Bravissimo, ti può essere perfetto. utile. Ok, Ecco qua. eccoci qua. Sì, assolutamente, perché oggi parliamo di copertura, questo è il tema, no? Beh, perché fondamentalmente oggi ci troviamo in un momento molto particolare. Qui ho preparato giusto due slide di panoramica dei mercati finanziari, perché fondamentalmente siamo in una situazione in cui abbiamo il mercato azionario sui massimi e la volatilità sui minimi. Vediamo un attimo di inquadrare questo discorso. Quello che vedete in sfondo in questo momento è un grafico dove nella parte superiore, con il grafico a candele colorate, no, di rosso e di verde a seconda dell'andamento della giornata, troviamo l'andamento dell'S&P 500, quindi il principale indice americano, ma
possiamo dire, l'indice leader mondiale, perché fondamentalmente quello che detta la linea a tutti gli altri indici che poi lo seguono, no, in un effetto domino, che vuol dire se l'S&P 500 sale, anche gli altri indici azionari mondiali tendono a salire, se l'S&P tende a scendere, ed è all'insegna della debolezza, anche gli altri indici azionari mondiali tenderanno a essere all'insegna della debolezza. Al contrario, invece lì sotto, la linea bianca che trovate non è altro che il VIX, il famoso indice della paura, come viene chiamato, un indice che misura la volatilità delle opzioni dell'S&P 500. Viene chiamato indice della paura perché fondamentalmente tende a crescere durante le fasi di ribasso del mercato. Lo possiamo vedere, vedete, in questa fase che ha caratterizzato fondamentalmente anche la nostra vita, non solo i mercati finanziari, nello scorso periodo, no, di fine nello scorso anno, fine febbraio, metà marzo, quando è arrivato in Europa, in Occidente, il Covid, sono susseguiti i lockdown. Vedete che al crollo del mercato azionario, che era diminuito di un 30% in 3 settimane circa, vedete che c'era stata un'esplosione del VIX, dei valori del VIX, di questo indice della paura. Più nel dettaglio possiamo dire che c'era stata un'esplosione della volatilità, perché questo indice è un indice tecnicamente che misura la volatilità, quindi cresce quando aumenta la volatilità, e quindi possiamo dire che la volatilità tende ad aumentare durante le fasi di ribasso dei mercati azionari. Ora, non è che la volatilità aumenti solo quando il mercato scende, però diciamo che quando il mercato scende generalmente la volatilità è in aumento. La volatilità ha un'altra caratteristica, che è quella di essere ciclica, cioè di alternare fasi in cui è particolarmente bassa, in cui ha valori particolarmente contratti, a fasi invece in cui la volatilità aumenta, raggiunge un picco massimo e poi decresce, no? Quindi è ciclica. È bassa, poi cresce, raggiunge un picco, diminuisce, raggiunge un minimo, di nuovo risale, raggiunge un massimo, eccetera. Quindi sapere che la volatilità è ciclica e che a fasi di volatilità particolarmente compressa seguono poi fasi di espansione, quindi di crescita della volatilità, che potrebbero quindi accompagnare fasi di ribasso per il mercato azionario, è di fondamentale importanza per qualsiasi investitore, sia per chi fa trading di breve periodo, quindi ha un approccio più dinamico al mercato, ma può essere un'informazione utile anche a chi opera in ottica di investing, chiamiamola così, quindi con un'opera più rilassata di medio-lungo periodo. Perché può essere un'informazione utile? Beh, perché se io so che abbiamo un contesto come quello attuale di azionario sui massimi e di volatilità sui minimi, possiamo sicuramente aspettarci che cosa? Un rialzo della volatilità e quindi di conseguenza andare a braccetto con una correzione dei mercati. Quindi in una situazione di questo tipo, ripeto, mercato azionario sui massimi e volatilità sui minimi, un investitore o un trader dovrebbe sicuramente drizzare le antenne e andare a monitorare la situazione. Perché? Perché potrebbe essere opportuno per la propria operatività, per il proprio portafoglio, valutare delle soluzioni di copertura o dell'intero portafoglio oppure di una parte di questo portafoglio, perché le coperture nulla vieta che possano essere parziali, no? Quindi uno può fare una copertura totale di portafoglio o può fare una copertura parziale, cioè può andare ad esempio a coprire solo determinate situazioni di mercato. Ad esempio, non so, un investitore potrebbe comprare, che so, un titolo come Eni e tenerlo sine die in portafoglio con l'approccio del cassettista, quindi senza apportare nessuna forma di copertura del cambio, del copertura del rischio prezzo, scusatemi, mentre ad esempio su un altro titolo come, non so, Ferrari, Moncler, sono i primi che mi vengono in mente, potrebbe invece decidere di adottare una politica di copertura, quindi magari li vuole mantenere in portafoglio per andare all'assemblea dei soci o per altre motivazioni, ma teme un ribasso e su quel ribasso si vuole proteggere. Quindi, ripeto, la copertura può essere totale o parziale. Oggi ne parleremo. Ovviamente, quindi attenzione, perché quando siamo in un contesto, ripeto, azionario sui massimi, volatilità sui minimi, occorre sicuramente ragionare di coperture. Poi la copertura la si può implementare prima, la si può implementare appena ci sono segnali di ribasso dei prezzi. Dopo ognuno può declinare l'operatività a proprio piacimento in base a quella che è la propria esperienza sui mercati, a quella che è fondamentalmente anche la propria pianificazione finanziaria, però il concetto è cominciare ad drizzare le antenne. Lo stesso concetto che noi vediamo qui espresso in chiave americana tra l'S&P 500 e il VIX lo possiamo declinare in un'altra modalità grafica, se vogliamo, adesso ve la spiego, ma sul mercato europeo. Quello che voi vedete
non è altro che il grafico in questo momento del ratio, cioè dello spread, del rapporto matematico tra il valore dell'Eurostoxx 50, che è il principale indice azionario europeo, e il suo VSTOXX, che è il suo relativo indice della volatilità. Il VSTOXX si muove esattamente come il VIX che abbiamo visto prima, quindi tenderà ad aumentare durante le fasi di ribasso del mercato. Perché vi faccio vedere questo grafico? Perché è un modo diverso rispetto al grafico di prima di analizzare comunque congiuntamente mercato azionario e volatilità. Che cosa si vede in questo grafico? Beh, quello che noi vediamo principalmente, vedete colorato in grigio, che a volte si colora di rosso oppure di blu, che cos'è? Non è altro, dicevo, che il ratio, questo rapporto matematico, è proprio la divisione tra il valore dell'Eurostoxx e il valore del VSTOXX. In base a questa divisione tra i due valori, noi troviamo un indice sintetico. Si dice sintetico un indice che non esiste in natura, ma che viene creato appositamente. Quindi si crea di fatto una nuova serie storica, che possiamo analizzare, ad esempio, con indicatori di tendenza, di precomprato, di prevenduto, eccetera. In questo caso lo analizziamo alla luce di un indicatore di volatilità simil band di Bollinger, no? In questo caso un indicatore che ho utilizzato io creandolo con alcune finezze, ma fondamentalmente è un indicatore di volatilità molto simile alle bande di Bollinger. Per cui se tolgo questo indicatore che ho creato io e ci metto le Bollinger, troviamo segnali molto molto simili, no? Mia nonna direbbe se non è zuppa è pan bagnato. E che cosa faccio, diciamo così, abbinando questa serie storica del ratio con gli indicatori di volatilità? Beh, vado a cercare le situazioni di eccesso. Gli eccessi ribassisti sono le situazioni in cui il nostro ratio chiude sotto la banda inferiore, e quindi in automatico il sistema mi colora la banda di blu. Al contrario, invece, abbiamo gli eccessi rialzisti, colorati, vedete, in automatico di rosso, tutte le volte che il nostro ratio chiude sopra la banda superiore, disegnando in questo caso un eccesso rialzista. Cosa ci dicono questi eccessi? Beh, tutte le volte che noi abbiamo un eccesso ribassista, ripeto, barra colorata di blu, abbiamo una situazione di potenziale buy opportunity, cioè abbiamo un'area di minimo dei prezzi che diventa interessante per cominciare ad acquistare sul mercato azionario. Al contrario, invece, quando le candele, vedete, sono colorate di rosso, siamo in un eccesso rialzista, siamo in una situazione dove fondamentalmente è possibile che i prezzi possano correggere. Questo grafico che vedete è su base settimanale, vedete scritto qua in alto. Questo vuol dire che a chiusura della scorsa settimana, quindi di venerdì scorso, il mercato aveva segnalato un primo segnale di possibile area di massimo, comunque di tensione sui prezzi. Quindi attenzione, perché la stessa indicazione fondamentalmente, vedete, azionario sui massimi, volatilità sui minimi, ce l'abbiamo sul mercato americano e ce l'abbiamo sul mercato europeo. Ecco perché oggi abbiamo dedicato questo webinar e dedicheremo anche tutti i prossimi minuti da qui alla fine a parlare di soluzioni di copertura del portafoglio, perché quando siamo in una situazione in cui sia in Europa il ratio che in America l'analisi abbinata di azionario e volatilità ci segnala che siamo potenzialmente su massimo e quindi in una situazione di potenziale rischio correzione dei prezzi, ecco che allora mettere in sicurezza, se lo desideriamo, il portafoglio attraverso una soluzione di copertura è senz'altro saggio, è senz'altro saggio valutarlo dal punto di vista operativo. Quindi questa è, diciamo così, la premessa da cui partiamo oggi. Se non ci sono domande su questo argomento, possiamo passare direttamente, ti passo la palla, Matteo, che riprendiamo con la descrizione delle caratteristiche dei certificati, a leva dinamica, e poi riprendiamo con la spiegazione. Ok, allora nessuna domanda per il momento su questo tema e quindi riprendo la parola, guarda, riprendo anche lo schermo. Ok. Vediamo. Ok, vedo che funziona. Nel caso ci dovesse essere qualche problema con l'audio, col video, eccetera, scrivete pure nelle domande e poi cerchiamo di risolverlo, ma vedo che al momento insomma, funziona tutto bene. Guarda, è arrivata adesso una domanda in realtà che può essere interessante per tutti, ma a cui tu puoi rispondere sicuramente meglio di me. Buonasera, avete gli stessi dati per il FTSE MIB?
Allora, non ho gli stessi dati per il FTSE MIB. Per due motivi. Primo, perché non c'è un indice simile sul mercato italiano. Secondo, perché comunque il mercato italiano va al traino di quello americano. Quindi io personalmente in realtà analizzo principalmente il mercato americano perché è quello che poi detta la linea. Ok. Allora, innanzitutto Per puntualizzare. parleremo. Che forse l'ho detto tra le righe, ma forse non si è capito, magari c'è qualcuno neofita. Il dato è quello che fa il mercato americano lo fa anche il mercato italiano. Cioè è difficile trovare fasi in cui il mercato americano scende e il mercato italiano sale. Possono capitare singole giornate dove questo accade, ma sono momenti rari, non ci sono situazioni di sistematica struttura rialzista del mercato italiano a dispetto del mercato americano a ribasso. Quindi, da un punto di vista operativo, è per questo motivo che seguo solo il mercato americano e poi traduco quelle indicazioni anche sul mercato europeo o sul mercato italiano. Ok, chiaro. Allora, copertura del portafoglio, quindi quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare? Ora, noi ci concentreremo soltanto su una parte perché il mercato è sicuramente molto vasto, ma presenteremo in maniera particolare i certificati a leva variabile. Certificati a leva variabile e in particolare i mini futures. I mini futures non vanno confusi con quello che ad esempio è il derivato mini quotato sull'IDEM di Borsa Italiana, ad esempio il mini FIB o il mini o il micro DAX, ma sono una tipologia di certificati che sono quotati ormai da tanti anni sul mercato SEDEX. E in particolare parleremo poi anche, diciamo, in maniera un pochettino più laterale, dei cover warrant. Quindi la copertura del portafoglio attraverso i mini futures diciamo, ha delle caratteristiche particolari. Infatti, se affianchiamo ad un portafoglio rischioso, quindi un portafoglio composto da una serie di azioni, di indici azionari, di ETF, insomma, che ha una fonte di rischio azionaria, può essere affiancato ad un numero di mini futures short sullo stesso sottostante per proteggere da variazioni negative il portafoglio complessivo. Quindi cosa succede? Succede, per fare una diciamo, per dirlo in maniera molto semplice, in cui se il sottostante sale del 10%, la nostra copertura scende del 10% e il valore del portafoglio netto va a zero. Diciamo che la performance del portafoglio netta è zero. Questo ovviamente è il caso un po' negativo in cui abbiamo coperto un sottostante che invece sta salendo. In caso contrario avremo un sottostante che scende ad esempio del 10% e la compensazione del mini future fa sì che il rendimento del portafoglio rimanga comunque pari a zero. Quindi i mini futures in generale stabilizzano il valore del portafoglio finché la copertura rimane in essere, quindi finché abbiamo in portafoglio sia la parte rischiosa sia i mini futures, il nostro portafoglio è coperto. Il costo del finanziamento, quindi il costo di mantenere questa posizione in portafoglio, non è stabilita sulla base, ad esempio, della leva, della rischiosità o della volatilità, ma soltanto dal numero di giorni per cui deteniamo la copertura in portafoglio e per il tasso di finanziamento, che per i nostri prodotti è tendenzialmente sempre uguale, poi lo andremo a vedere. La copertura è efficace anche per brevi periodi di tempo, anche di qualche giorno, anzi, io mi permetto di aggiungere soprattutto per brevi periodi di tempo, ed è presente un rischio barriera. Tutti i certificati a leva variabile hanno una barriera che, se raggiunta, fanno scadere il prodotto. Quindi non sono barriere come quelle dei cash collect che, diciamo, fanno a scadenza, ti dicono quanto rimborserà il capitale, se rimborserà il capitale oppure se viene pagata una cedola nel continuo. Ma diciamo, se questo livello viene raggiunto e viene osservato in continuo, il certificato scade e diciamo, viene rimborsato un piccolo valore residuale. Se noi i mini futures li utilizziamo ai fini di copertura, non dobbiamo avere una particolare paura. Perché? Perché è vero che se tocca il knockout, la copertura finisce, si esaurisce. Però se anche abbiamo una perdita sul certificato, avremo un guadagno che la compensa anche sul mini future, anche sul portafoglio rischioso, se ovviamente facciamo bene i calcoli e dopo li andiamo a vedere. E questo, diciamo, farei subito un confronto con il cover warrant
Perché è qui che viene fuori una differenza fondamentale. I mini future, l'abbiamo detto, stabilizzano il valore del portafoglio finché la copertura rimane in essere. Quindi, finché il portafoglio è coperto, non avremo variazioni sul portafoglio stesso. I cover warrant, invece, proteggono sì da un ribasso, ma permettono di partecipare ad eventuali rialzi. Il costo della copertura è noto fin dall'inizio per il cover warrant, per i mini future, perché si paga un premio e quello lì è il costo massimo della copertura, per i mini futures invece funziona, come abbiamo detto, del tempo e della consistenza del portafoglio. Per il cover warrant la copertura è efficace se e solo se la portiamo fino a scadenza, per i mini futures invece possiamo scegliere noi il periodo per il quale vogliamo coprire. Per il cover warrant il capitale necessario per coprire una posizione è dato dal costo della copertura, tipicamente è un valore molto contenuto, molto spesso inferiore al 5%, mentre per i mini futures dipende dalla leva che viene scelta. Quindi se noi scegliamo una leva pari a 5, avremo la necessità di avere un 20% del capitale dedicato alla copertura. Per il cover warrant non c'è un rischio di barriera, per i mini futures invece c'è un rischio di barriera. Qual è la struttura migliore? È difficile da dirlo. Dipende dalla pianificazione finanziaria, dipende da come ci aspettiamo il mercato, dipende dall'orizzonte temporale. Ma entrambe sono delle soluzioni che, a mio avviso, sono efficienti per coprire un portafoglio per un orizzonte temporale che dobbiamo andare a stabilire, in precedenza. Faccio poi un altro confronto, e sarà l'ultimo, con i leva fissa. I leva fissa sono uno strumento incredibile, sono molto potente per chi è uno strumento molto potente per chi vuole fare trading intraday, trading veloce. Qui con i leva fissa non intendo soltanto i certificati, ma anche gli ETF a leva o gli ETC a leva. Ovviamente vale la stessa cosa. Parlo di leva fissa perché noi le abbiamo e quindi diciamo, non posso essere accusato di odiare a prescindere questa tipologia di prodotto. Anzi, sono un prodotto che è molto efficiente per operazioni intraday. Ma se andiamo ad estendere l'orizzonte temporale, hanno un po' un limite che è insito nella struttura, che è l'effetto compounding o l'effetto dell'interesse composto. L'effetto leva, infatti, rimane quello contrattuale, quindi leva 7, leva 3, leva 5, soltanto all'interno della giornata di negoziazione, ma se andiamo ad estendere l'orizzonte temporale, questo leva 7 non funziona più così bene, soprattutto con volatilità ampie. O soprattutto con orizzonti temporali molto vasti e con un mercato molto laterale. Quindi, se voi volete utilizzare i leva fissa per operazioni, chiamiamole con un termine improprio, speculative intraday, i leva fissa sono sicuramente uno strumento da tenere in considerazione. Se invece volete coprire un portafoglio, fare operazioni con un respiro un po' più ampio, allora se volete utilizzare un effetto leva, magari è meglio avere dei certificati a leva variabile oppure addirittura per chi è un pochettino più old school, utilizzare i cover warrant. Quindi i leva fissa quindi andrebbero comprati e venduti in giornata. Diciamo, non è una regola generale, però è molto consigliato solitamente comprare e venderli in giornata. Ad esempio, se oggi il sottostante sale e io sono long e domani il sottostante sale e io continuo a essere long, allora il rendimento del leva fissa è maggiore rispetto alla leva implicita. Se in tutti gli altri casi in cui ossia c'è un mercato laterale oppure c'è ad esempio non lo so, dei periodi di volatilità, allora questo non funziona. Quindi sì, diciamo in generale sarebbe meglio non far respirare la posizione troppo sui leva fissa. Ok, quindi se non ci sono altre domande, andrei a parlare un attimo di come sono fatti i mini futures. Innanzitutto, non so, quanti di voi utilizzano i mini futures, li hanno comprati, non li hanno comprati, ma li hanno visti, li conoscono, non li conoscono? Se lo scrivete tra le domande, magari mi riesco anche un pochino a fare un'idea su quanto entrare nello specifico. Allora, uno dice mai utilizzati, uno non li conosco, qualcun altro invece l'ha utilizzato, li conosco e li utilizzo, eccetera. Allora, magari faccio un po' un'introduzione. I mini futures
E qua con questa slide ci sono un po' le caratteristiche fondamentali. Sono come i cover warrant, come leva fissa, dei derivati cartolarizzati che permettono di avere un'esposizione long o short su un certo sottostante. Naturalmente, se vogliamo utilizzarle ai fini di copertura, quello che ci interesserà saranno i mini future short tendenzialmente. Se invece vogliamo prendere una posizione di medio, di breve o di anche lungo termine eventualmente su un certo sottostante, allora i mini long sono quelli da comprare. In particolare, le caratteristiche principali di un mini futures di cui ci dobbiamo ricordare sono queste che vedete in questa slide. La prima, la più importante, lo strike, che sostanzialmente è il capitale che viene messo a disposizione dall'emittente, quello che genera l'effetto leva. Il knockout, oppure barriera, è il livello in corrispondenza del quale il prodotto scade anticipatamente e rimborsa. Ovviamente, chi non lo utilizza per finalità di copertura, se tocca a livello knockout, avrà sicuramente una perdita. La parità, che è un po' come il multiplo per chi fa derivati, intende, diciamo, serve a identificare la quantità di mini futures necessaria per acquistare un'unità del sottostante. Ad esempio, per il FTSE MIB, la parità è di 10.000. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per essere esposti a un'unità di FTSE MIB dobbiamo comprare 10.000 mini future. L'ultima parte è importante soltanto per i sottostanti denominati in valuta estera, ad esempio Tesla, Nasdaq, petrolio, oro, insomma, Standard & Poor's, quindi tutto ciò che non è denominato in euro è il tasso di cambio. Se ci concentriamo soltanto sui sottostanti denominati in euro, questo non ci interessa. E quindi la combinazione di questi quattro livelli forma il prezzo del certificato, il prezzo del mini futures. Ora, adesso farò vedere una formula che può sembrare a primo avviso complicata, ma che in realtà non lo è. È diciamo come un po' nei certificati di investimento. All'inizio sembrano molto complicati, ma dopo un periodo di studio, un po' la conoscenza, è facile anche capire il funzionamento. Inoltre, i mini futures funzionano tutti allo stesso modo, quindi non è come magari nei cash collection o nei bonus che ogni certificato fa un po' vita a sé. I mini futures funzionano tutti nella stessa maniera. In particolare, questo è il calcolo del prezzo al tempo T. Diciamo, in ogni momento il prezzo di un mini long, per incominciare, è dato da questa formula. Quindi abbiamo il valore del sottostante. Il valore del sottostante è quello che vedete sulla vostra piattaforma o su Investing o insomma dovunque vi fidate di cercare il prezzo. Lo strike è un valore che si cambia tutti i giorni, ma che sostanzialmente rimane all'interno di un certo valore, diviso la parità per il tasso di cambio. Cosa vuol dire? Vuol dire che il valore del sottostante, prendiamo ad esempio il FTSE MIB. Il FTSE MIB al momento vale 25.713 euro circa, punti circa. Meno lo strike è questo valore che per periodi sufficientemente piccoli rimane costante, vuol dire che praticamente il prezzo del mini long, il prezzo di un mini, è solamente una parte del valore del sottostante. Quindi, se comprare un'unità del FTSE MIB mi costa 25.700 punti circa, siccome ci andiamo a sottrarre un valore di strike che è un valore positivo, allora in generale il prezzo del mini sarà più piccolo rispetto al valore del sottostante. La stessa cosa vale per i mini short, per cui ci sarà uno strike meno un valore del sottostante. Per qualcuno di voi che magari è un po' più esperto e che conosce il mercato delle opzioni, avrà, diciamo, la parte sopra. Valore del sottostante meno strike o strike meno il valore del sottostante ricorderà un po' quello che è il valore intrinseco di un'opzione. C'è una piccola differenza, però per un'opzione è difficile che riusciate a comprarla al valore intrinseco. Invece tutti i mini futures vengono comprati e venduti, fatto salvo diciamo dello spread, che è un po' la nostra remunerazione, e si comprano al valore intrinseco. Ci sono poi quindi due corollari.
Il mini futures è immune alla distribuzione di dividendi, quindi se viene staccato un dividendo nel sottostante viene cambiato il valore di strike per compensare, quindi non ci sono rendimenti anomali dati dal stacco di un dividendo e i valori dei mini futures non sono influenzati dalla volatilità implicita. Quindi questa è una, sono delle caratteristiche. Ora, magari prima di andare avanti andrei a farvi vedere un esempio di un mini futures sul sito. Il Sì, sito, non so ottimo. se lo conoscete. Scusa, ti ho interrotto? Non dicevo ottimo, ottimo. Allora, mini future sul sito. Sezione certificati a leva, mini future. Non so se voi conoscete il nostro sito, comunque lo trovate alla pagina investimenti.bnpparibas.it, trovate tutte le informazioni su certificati di investimento, certificati a leva, alcune trade idea, la sezione tempo reale che abbiamo appena fatto, anzi questa è proprio l'occasione per mostrarla. Faremo tra poco un nuovo sito e la sezione tempo reale è un po' la prima che ci hanno consegnato e che diciamo, mettiamo a disposizione del pubblico. C'è anche un piccolo form di sondaggio, per cui se voi la vedete e avete qualche modifica, qualche commento, potete scrivercelo e diciamo, ancora non è troppo tardi, è ancora in fase di studio, quindi ogni feedback è davvero ben accetto. Però, tornando alla sezione dei certificate, bisogna andare sulla parte certificate a leva, mini future certificate. All'interno, diciamo, i mini future sono tantissimi, ne abbiamo al momento quasi un migliaio, 700 prodotti, ma non facciamoci, diciamo, impaurire dalla grande scelta. Effettivamente noi sappiamo già un qualcosa all'inizio prima di andare a scegliere il prodotto, sappiamo che sottostante vogliamo coprire. Quindi io farei, scegliamo i mini short e da 700 passiamo già a 200 e sceglierei come sottostante, giusto per iniziare, visto che già era venuta qualche domanda, il FTSE MIB. Quindi tra i sottostanti e sul FTSE MIB abbiamo una scelta molto vasta, andiamo da prodotti con leva davvero contenuta di circa 4 volte fino a prodotti con leva estrema che diciamo sinceramente non mi sento neanche di consigliare o di sottolineare con leva 50. Quindi ne vado a prendere uno con leva intermedia, magari con una leva 5. Entrate su questa pagina prodotto. Su questa pagina prodotto già potete vedere qualcosa di cui vi parlavo precedentemente. Per cui avete la quotazione in denaro e lettera, avrete una quotazione indicativa del sottostante. E abbiamo il livello di strike, quindi il livello di parità, insomma, questo è un po' pochettino meno importante. Quindi, se voi volete e se non vi fidate, oppure se volete cercare di capire meglio come funzionano, avete, diciamo, già all'interno di questa pagina tutte le informazioni per potervi calcolare il prezzo del certificato in maniera autonoma. E secondo me è molto importante farlo, non tanto per non fidarsi dell'emittente o non fidarsi dei dati che ci sono sopra, ma per avere un pochettino di dimestichezza sul funzionamento dei prodotti. E quindi avete che la quotazione di un mini short è dato da un livello di strike meno una quotazione del sottostante diviso per la parità. Ora possiamo anche fare il calcolo insieme. Allora prendiamo la quotazione del sottostante, supponiamo che sia 25.700 per fare i calcoli semplici. Il livello di strike è 30.655, quindi faremo 30.965,39 meno il valore che abbiamo visto prima, 25.000, scusate, 25.719, e vi viene 5.246,93, valore che va diviso per il dato di parità, quello che vedete qua. Op. E quindi lo dividiamo per 10.000. Vedete che il valore, a parte qualche virgola di troppo, è davvero simile alla quotazione che c'è tra il denaro e la lettera. E questo è vero per ogni momento. Ora ritorno un attimo alle slide e parliamo della una seconda cosa importante, il calcolo della leva. Quindi perché compriamo i mini future? È per avere un'esposizione a leva. L'esposizione a leva ci aiuta per prendere una posizione maggiore nel caso in cui vogliamo. Diciamo, usiamo sempre il termine improprio, speculare su un sottostante, ma è anche quello che mi aiuta per mettere un pochettino meno di capitale se invece voglio coprire una posizione che io ho in portafoglio. E come si calcola la leva in un periodo?
Si prende il valore del sottostante e lo si divide per il prezzo del mini moltiplicato per il tasso di cambio. Cosa vuol dire questa formula da un punto di vista di intuizione economica? Ci sta dicendo quante volte il prezzo del mini è compreso all'interno del valore del sottostante. Tante più volte ci sta il mini dentro il valore del sottostante, tanto più alta è la leva. E quindi tanto minore è l'investimento iniziale che mi serve per coprire una certa posizione. Ora, siccome ho messo tanta carne al fuoco sul come funzionano i mini futures, io mi fermerei un attimo. Lascio spazio a qualche domanda, se c'è qualche richiesta di chiarimento, e poi tra un paio di minuti riprenderei con un po' di con qualche esempio pratico di copertura del portafoglio che possiamo fare. Quindi poi magari chiedo anche un po' aiuto a Gabriele che ho colpevolmente un po' dimenticato, mi sono No, fatto no, prendere un po' assolutamente, dal discorso. sei stato impeccabile. Tra l'altro è arrivata a me una domanda in mail. C'è Riccardo che sta seguendo una conferenza, immagino mi ha chiesto un'informazione al volo, no? Non so se magari l'ha chiesta anche in chat. Comunque Riccardo, credo che si chiami Riccardo, si chiama Marica, o Riccardo, non lo so. E comunque mi dicevo, mi chiede se questi prodotti sono liquidi, cioè se sono quotati. E se è presente il market maker, assolutamente sì a entrambe le risposte. Non so se vuoi aggiungere qualcosa di specifico, però di fatto sono prodotti quotati su mercati regolamentati. C'è il market maker a garantire la liquidità in acquisto e in vendita, quindi in qualsiasi momento è possibile acquistarli, è possibile venderli. Ha un altro dato che secondo me è interessante. Non so se vuoi aggiungere qualcosa No, a questo. no, no, giusto una cosa, diciamo che la liquidità che c'è su questi prodotti è un po' diversa dalla liquidità che c'è su un ETF, ad esempio. Mentre su un ETF la liquidità è fatta da terzi che comprano e vendono l'ETF stesso. Sui mini futures i market maker hanno una parte, hanno un ruolo predominante, nel senso che la maggior parte dei, non tutti, perché c'è anche la possibilità di eseguire con clienti privati, ma la maggior parte dei trade vengono fatti col market maker, che poi, diciamo, nel caso dei nostri prodotti siamo sempre noi, e il market maker è obbligato a mostrare sempre dei prezzi in denaro e in lettera, quindi per vendere il prodotto e per acquistarli. Lo spread è tendenzialmente fisso, quindi la differenza tra il denaro e la lettera rimane tendenzialmente costante, è un po' più alta rispetto a quella degli ETF. Questo è sicuramente vero, ma a differenza di ETF in cui momenti di liquidità più bassa possono ampliarsi lo spread, per i nostri prodotti gli spread rimangono sempre costanti, quindi è un po' un lato positivo e un lato negativo. Ti rilascio la parola. Sì, no, aggiungevo solo una cosa che secondo me non viene mai citata colpevolmente da chi come me partecipa a questi eventi, che però può essere utile. Riprendendo, no, il tema del ruolo del market maker, della formazione del prezzo, eccetera, un dato da sottolineare, che in realtà si desume da quello che abbiamo detto, ma è meglio esplicitarlo, è il seguente aspetto. Il prezzo di un certificato, questo vale per i leva, ma vale anche per il capitale condizionatamente protetto, no? Non è dettato dalla legge della domanda e dell'offerta. Cioè, mentre un'azione potenzialmente può salire di prezzo all'infinito, mettiamolo in questi termini, perché c'è gente che attribuisce valori, eccetera, sempre maggiori, in realtà il prezzo di un certificato, che non è altro che una strategia in opzioni, tecnicamente è dato dalla componente opzionale del prodotto. Quindi non è che può salire e scendere a seconda, dicevo, di quella che è la domanda dell'offerta. Quindi il fatto che la compravendita avvenga con il market maker non è un aspetto negativo, ma è un aspetto positivo, perché comunque ti certificano il valore che ha il prodotto in quel momento sul mercato, perché il market maker non fa altro che prezzare, ovviamente con lo spread, quello che è il valore della componente opzionale. Certo, poi se in un certo momento un certo certificato è sottovalutato rispetto al sottostante, c'è una sorta di legge di arbitraggio, almeno nei certificati a leva è molto semplice. Quando la formula che vi ho mostrato prima vi dà un risultato che è più basso
rispetto al prezzo del certificato sul mercato, voi potete prendere il certificato e vendere il andare allo scoperto sul sottostante. E ad un certo punto il market maker deve riaggiustare la formula, diciamo la formula, il prezzo per essere coerente con questa formula e quindi voi riuscite a fare un arbitraggio, cioè un guadagno senza rischi. Chiaramente è molto difficile farlo perché comunque sia il nostro scopo è mantenere dei prezzi più accurati possibile e diciamo abbiamo è un nostro impegno farlo sempre in maniera corretta. Però questo è anche un'altra cosa che garantisce che i prezzi dei certificati, almeno dei certificati a leva, siano coerenti con i valori del sottostante. Allora, sono arrivate intanto un po' di domande a cui inizio a rispondere magari. Allora, Sì. i mini futures hanno rischio di chiusura per i sottostanti quotati su mercati esteri. Per esempio, se vado short su Nvidia e SEDEX è chiuso ma Nasdaq è aperto, la quotazione del sottostante tocca il knockout. Il prodotto si chiude, quindi non lo potrò negoziare il giorno successivo. È vero. Per i prodotti, diciamo, il mercato SEDEX rimane aperto dalle 9:05 del mattino fino alle 17:30 del pomeriggio. Per i certificati che quotano su sottostanti che seguono altri fusi orari, come ad esempio il Nvidia che ha portato come esempio, oppure il Nasdaq, oppure il petrolio, per il knockout si osserva il mercato ufficiale di apertura del sottostante, quindi il Nasdaq nel caso di Nvidia. È vero che può fare knockout quando il SEDEX è chiuso, banalmente. Questo è sicuramente un rischio e quindi diventa importante cercare di non esagerare con le leve, soprattutto su sottostanti che hanno dei cicli di quotazione diversi dal SEDEX. Quindi magari posso permettermi di prendere un'esposizione maggiore con una leva un po' più alta sul FTSE MIB, ma devo essere un pochettino più attento. È un po' più conservativo su sottostanti che invece quotano in altri mercati. Poi un'altra domanda: la differenza tra mini futures e turbo? Poche differenze. La differenza principale sono che per i turbo il livello di barriera e il livello di strike coincidono, per i mini futures no. Per i mini futures prima viene raggiunto il knockout e poi viene raggiunta la barriera. E poi i turbo, almeno quelli classici, hanno una scadenza che è tendenzialmente quella della scadenza tecnica dei futures e delle opzioni, quindi è la terzo venerdì di giugno, terzo venerdì di settembre, terzo venerdì di dicembre e di marzo. Invece i mini futures hanno scadenza che è molto lontana, ad esempio nel 2025. E quindi questa è la differenza principale. Come influenza la distanza del knockout il prezzo del mini future? Allora, questo l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto in maniera forse poco precisa. Diciamo, il prezzo del mini long è dato dal valore del sottostante meno lo strike. Tanto più lo strike è vicino al valore del sottostante, tanto più il prezzo è minore. Poi, il knockout, vado di nuovo sul sito perché non l'avevo scritto. Come vedete, c'è una differenza tra livello di strike e livello di knockout. Quindi, diciamo, tanto più il prezzo del sottostante è vicino a livello di knockout, tanto più il prezzo in denaro in lettera è piccolo rispetto al sottostante, tanto più la leva è alta. Quindi, se voi vedete, la distanza da knockout è del 19% e quindi abbiamo una leva che è circa di 5 volte. Se noi andassimo a prendere sempre sul FTSE MIB, adesso lo andiamo a fare, giusto per mostrarlo. Un prodotto con una leva più elevata, ad esempio un prodotto con leva 16, vediamo che lo strike è molto più vicino. Prima, se vi ricordate, era circa 30.000 punti, adesso siamo a 27.000 punti rispetto ai 25.700 del sottostante. Abbiamo una distanza che è molto più vicina, dal 20% passiamo al 5%, e la leva che esplode, che passa da 5 volte a 16 volte. Poi si possono trovare anche certificati con leve più alte, però sinceramente non so, Gabriele, cosa ne pensi, ma rincorrere una leva molto elevata per mettere poco parte del portafoglio, prendere delle esposizioni molto ampie, sinceramente non la vedo come una strategia molto efficiente.
Assolutamente d'accordo con te. La leva è vero che è un'amplificazione, è un amplificatore delle performance, ma occorre maneggiarla. Più è alta, è più difficile maneggiarla. È come una motocicletta, no? Più va veloce, più diventa difficile e occorre essere in gamba per gestirla, di fatto per dominarla, no? E tenerla in pista. Ecco, la stessa cosa vale per la leva finanziaria, quindi utilizzarla va benissimo, assolutamente, ma deve essere assolutamente entro determinati livelli. Oltre determinati livelli è più il rischio probabilmente che il beneficio, soprattutto se la persona non è esperta di mercati finanziari, non ha una buona gestione dell'emotività, una buona gestione del money management, no? Quindi assolutamente d'accordo col tuo punto di vista. Gabriele, guarda, io ti rilascerei, visto che abbiamo risposto più o meno a tutte le domande che sono arrivate, qualcun'altra, poi risponderò, posso rispondere successivamente. Ora ti rilascerei la parola se nel caso tu hai qualche strategia operativa, qualche modalità di utilizzo, visto che la teoria l'abbiamo un po' coperta, lascerei a te incominciare a introdurre una parte un pochettino più pratica. Ma guarda, tieni pure lo schermo tu, facciamo una cosa, no? Prendila pure, proviamo a fare degli esempi, no? Così facciamo vedere anche come si lavora sulla piattaforma, no? Allora, un esempio che dicevamo prima, no? Possiamo fare una copertura totale oppure una copertura parziale, no? Abbiamo parlato adesso di FTSE MIB, quindi abbiamo parlato di portafoglio nella sua complessità. Proviamo a fare un altro esempio, magari andando a prendere un singolo, cioè un certificato, scusami, costruito su una singola azione, no? Quindi facciamo vedere un attimo i passaggi per andare, ad esempio, a coprire una posizione, non so, su Fiat, su Ferrari, ad esempio. Ok, allora facciamo vedere entrambe le modalità. La prima, forse quella un pochettino più semplice, è attraverso un tool che abbiamo messo a disposizione e quindi basta portare il mouse su Certificate a leva Mini Futures e cliccare su Calcola la copertura. Quindi cliccando su Calcola la copertura ci vuole un pochettino di tempo, è un tool un pochettino datato ma che ancora funziona bene. E all'interno di questa maschera è possibile inserire le informazioni sul sottostante che vogliamo coprire. Quindi, ad esempio, dicevi Ferrari, Ferrari è un'azione singola. Poi nel Esatto. box secondo andiamo a prendere il sottostante specifico, Ferrari. Qui vediamo adesso, magari facciamo vedere un attimo dato. Qui abbiamo decine di possibilità. No, io ho preso Ferrari perché è un titolo che sto seguendo, che ho seguito, quindi che avevo in mente. Però in realtà vedete che se andate a scorrere trovate tante altre informazioni. Il primo della lista, per dire, no, era il titolo Alibaba, no? Alibaba, ecco, era un titolo che qualche settimana fa si prestava a una situazione di copertura, no? Non so se avete presente l'andamento del grafico del titolo Alibaba. Non so, magari se vuoi far vedere anche il tool per la visualizzazione dei grafici. Che un gioiellino che avete messo insieme. Non so se c'è Alibaba, era Allora, Alibaba non ricordo sinceramente perché preso può darsi il che sia primo che stato. non c'è. Chiedo scusa, Allora, forse lo troviamo. è colpa mia, perché Stesso andando a braccio, titolo. ovviamente. Allora, forse riusciamo. Non è nello Standard & Poor's sicuramente. Oddio, non ricordo. No, ma No, fa. Alibaba non fa parte forse del Nasdaq 100, per cui Ah, no, non. lo citavo, guarda, perché andando a braccio vedo le cose, allora ne parlo, commento e trago così. Cioè, fondamentalmente, quel successo qualche mese fa, no, il governo cinese ha cominciato a, diciamo così, a mettere il cappello in testa al proprietario, no, di Alibaba, fondamentalmente, no? Ha fatto capire chi comanda, il concetto un po' quello. E ovviamente la quotazione ne ha risentito, perché Alibaba quotava in area 300-310 dollari e è sceso fino a 210 attuali, no? Quindi il concetto che volevo sostenere era quello: magari un investitore che in quel momento, cioè nel momento in cui il titolo ha cominciato ad avere qualche situazione di difficoltà, quando hanno cominciato a uscire, no, le prime voci di oddio, dove è finito il fondatore, oddio, il governo cinese ha detto di no a questa operazione, a quest'altra, eccetera. Ecco che allora un investitore poteva fare due scelte: sicuramente poteva liquidare
titolo Alibaba, prima scelta, seconda scelta lo potevo sostituire ad esempio con un prodotto a capitale condizionatamente protetto, quindi potevo andare nella sezione del sito dedicata ai prodotti a capitale condizionatamente protetto e vedere se c'era una tipologia di prodotti, non so, un bonus, un cash collet, una tena che poteva essere efficiente per il suo caso specifico, oppure poteva fare una terza soluzione che era quella di mantenere il titolo in portafoglio e magari andare a proteggersi dal ribasso del titolo utilizzando un mini, no? Come abbiamo visto prima. Questo secondo me poteva essere assolutamente un dato. Quello era l'esempio, no? Che ho tratto da prima, andando a braccio. Uno potrebbe fare lo stesso discorso, ad esempio, proviamo a prendere, non so, il titolo Amazon, no? E invece di Ferrari, Amazon fondamentalmente dovremmo trovarlo, no? Nei grafici Sì, invece. sicuramente sì, tra le popolari addirittura, sì. Esatto. Amazon, se noi andiamo a vedere che cosa troviamo? Troviamo un titolo che fondamentalmente, se noi lo andiamo a guardare, è sui massimi di periodo, no? Quindi, da un punto di vista operativo, un investitore potrebbe tranquillamente fare la, come si dice, sì, vuoi fare un mese, anche 6 mesi, no? Per dare un'idea. Cioè, il concetto è che, non so se posso vedere anche a candele, magari, che dà l'idea su. Allora, Devo ridurre di qua, chiedo scusa. prima riuscivo, adesso non so più come mai. Non c'è problema, fa lo stesso, il bello della diretta. Ok, teniamo questo Intraday grafico. una settimana, diciamo, è una parte ancora che è sotto sviluppo, per cui ancora qualche piccolo problema nella fonte dei dati lo abbiamo, però insomma, tendenzialmente i dati sono Anche questo accurati. non è assolutamente un problema perché l'importante è il concetto, no? Quello che volevo esprimere è che fondamentalmente il titolo Amazon si trova a quotare su quelli che sono i massimi storici, siamo in area 3.452 dollari, circa il massimo è leggermente più alto, ma il dato di fatto è quello. Quindi un investitore potrebbe pensare, beh, considerando, no, che la volatilità sui minimi, l'azionario sui massimi, che il titolo Amazon si trova sui massimi, io potrei fare una scelta di questo tipo. Decido di mantenere in portafoglio il titolo e solo momentaneamente di andare a coprire il portafoglio. Quindi cosa posso fare? Beh, innanzitutto posso andare a prendere ad esempio i livelli operativi del titolo Amazon, no? Ad esempio posso dire, ok, se il titolo scende sotto il minimo di 3.360 dollari, posso valutare di aprire una posizione di copertura. Perché? Perché ritengo che sotto il minimo delle ultime 2 sedute il titolo possa correggere, possa tornare in area 3000, eccetera. E quindi da quel punto di vista lì che cosa fa? Quindi primo analizzo il sottostante, questo è il concetto, si parte da lì, non si parte dal certificato, ma si parte sempre dal sottostante. Si individuano quelli che sono i livelli operativi, in questo caso ho citato il minimo delle ultime 2 sedute, che è una soluzione molto utilizzata, no, per andare a applicare situazioni di trailing, di gestione delle coperture, eccetera. Non è detto che sia la soluzione per tutti gli investitori, però in ottica trading è una soluzione abbastanza utilizzata. Dicevo, scende sotto un livello X, perché adesso vi ho detto il livello del titolo Amazon, ma in realtà questo ragionamento lo possiamo fare un po' su tutti i sottostanti. Quindi dicevo, identifico un livello operativo sotto il quale io andrei ad aprire una posizione di copertura, quindi andrei a comprare un certificato in chiave short, questo è il concetto. E quindi che cosa faccio? Parto dal sottostante e poi vado a vedere sul sito di BNP che cosa mi offre il mercato in questo caso? Andiamo quindi a cambiare titolo. Qui avevamo preso Ferrari, magari possiamo prendere Amazon, oppure non cambia nulla. Ovviamente, Amazon non abbiamo i mini futures, è possibile comunque fare una copertura con altri prodotti, ma bello da non andare a braccio, vedi? No, benissimo, ci Ferrari. eravamo messi d'accordo prima. No? E quindi sto andando proprio. Allora, ma prendiamo Ferrari, che l'avevamo citata prima, adesso è già sceso in realtà il titolo Ferrari nelle ultime sedute, un titolo che guardo e quindi lo mastico, insomma. Quindi è un titolo che in realtà ha già corretto, era in area 180, è sceso in area 100, 170, qualcosa in meno, poi dopo un po' ha recuperato. Quindi è un titolo sicuramente che si può andare a
a valutare. A questo punto lui, il sistema, vedete, ci chiede, ok, quante azioni hai in portafoglio? Facciamo finta di averne 100, no? Quanto pari, giusto per avere un'idea. Possiamo mettere anche 10, ma vabbè, facciamo 100. Sì, non cambia nulla, insomma, il concetto è Esattamente sempre lo stesso. la stessa, il concetto. E poi bisogna cliccare su cerca. Esatto. Una volta che si è cliccati su cerca, vengono mostrati tutti i prodotti disponibili su Ferrari e possiamo metterli in ordine, ad esempio, per leva. Esatto. E quindi abbiamo 3,16, 4, 5,45 e 8,31. Quindi possiamo prendere, diciamo, per la prima fase non cambia nulla che prodotto prendiamo, perché comunque lo scopo è sempre quello di coprire il portafoglio. Per cui, non so, magari prendiamo questo leva 5,45 e ci clicchiamo sopra. Mi sa che si è bloccato. Ok, prendiamo 5,45 e praticamente si dice la formula per coprire diciamo, con i mini future su un'azione singola, qual è la formula per calcolare il numero di mini necessario. E questo, se vi ricordate, era quello che dicevo all'inizio sulla parità, che è il rapporto di equivalenza tra mini future e azione. Per cui la parità su Ferrari è 1, per cui il numero di azioni da comprare, se voglio comprare, numero di, scusate, il numero di certificati da comprare per coprire 100 azioni è 100 mini future. Poi il valore del portafoglio, quindi il valore del portafoglio si intende il valore delle Ferrari che abbiamo in portafoglio, è 16.842,5. Comprando un prodotto con leva 5,45, per coprire questo portafoglio dovremo andare a investire circa un quinto del capitale. Però Esatto. il calcolo lo facciamo a partire dal numero di azioni, quindi compriamo 100 mini future, riprendiamo la calcolatrice perché ci torna utile, prendiamo 100 mini futures da moltiplicare per il prezzo di un singolo mini futures, quindi 31,05, e ci torna che è circa 3.105 euro. Quindi il portafoglio che valeva 16.842 ora vale 3.105 perché abbiamo investito circa 3.000 euro aggiuntivi per comprare una copertura. Sulla destra vedete il grafico del vostro portafoglio, per cui ci sarà una parte che è fatto da le azioni Ferrari e l'altra parte che è fatto dal mini future. Poi il tour si completa con una terza parte. Nella terza parte possiamo fare una simulazione. Possiamo dare un prezzo previsto del sottostante ed un numero di giorni. Qui Gabriele, lascio a te la parola perché io sicuramente non mi intendo e non ho fatto nessuna analisi su Ferrari. Quale potrebbe essere un Beh, valore realistico? facciamo 160, però. Sì, naturalmente non puoi avere la sfera di cristallo, certamente era giusto Sì, assolutamente. Mi sono sempre preso braccio, quindi facciamo il concetto che è importante da comprendere. Sì, qui magari mettiamo, non so, 60 giorni o 30 giorni, forse 30 giorni è più accurato. E clicchiamo su Calcola. Il tool a questo punto ci mostra due portafogli diversi. Quindi abbiamo il portafoglio originario e poi abbiamo il secondo portafoglio in cui il valore delle Ferrari in euro è diminuito da un valore di circa 16.850, siamo passati a circa 16.000 e quindi abbiamo una perdita di circa 800 euro. Il valore della copertura invece passa da 3.100 euro a 3.950. Quindi da un lato abbiamo perso 850 euro, dall'altro lato abbiamo guadagnato 850 euro. Il valore dell'investimento totale al netto del costo della copertura
diciamo, circa costante. Per calcolare qual è il costo della copertura, ci sono, diciamo, vari modi. Per quanto riguarda, ad esempio, questo codice ISIN, lo possiamo vedere sempre sul nostro sito. Per cui andiamo a inserire il codice ISIN nella ricerca prodotti, mi trovo il codice ISIN e vedo, cliccando sul livello di strike, di quanto peggiora ogni giorno il livello di strike. Questo è il costo della copertura. Quindi ogni giorno peggiora di 2 centesimi, di 2 centesimi e mezzo. Quindi se io tengo una copertura per 30 giorni per 100 pezzi, il costo della copertura sarà 0,025, che è il costo di una singola unità in un singolo giorno, moltiplicato per il numero di pezzi, che è 100. E quindi ogni giorno che tengo la posizione aperta mi costa 2,5 euro. Lo moltiplico per il numero di giorni per cui lo volevo tenere in portafoglio, abbiamo detto 30 giorni, per cui il costo della copertura per 30 giorni su 100 azioni è di 75 euro. 75 euro rispetto ad un valore del portafoglio di 16.847,50 ed è di circa lo 0,45% della propria posizione. È un costo troppo alto? Magari possiamo restringere il periodo di copertura. È un costo accettabile? Allora la copertura la possiamo mantenere. Questa è una considerazione che potete fare in maniera del tutto autonoma. Assolutamente, è utile anche sottolineare che comunque la copertura è come quella assicurativa, no? Di quando ci assicuriamo per la macchina, per la rottura di un qualche prodotto, eccetera, no? È un costo e su quello c'è poco da fare fondamentalmente, no? Perché le alternative sono o mi copro e pago il premio assicurativo oppure non mi copro dalla posizione. Un'altra scelta intermedia potrebbe essere quella di coprirsi parzialmente, ma non sono un amante, cioè secondo me o uno si copre o non si copre, questo è il concetto base e quindi nel momento in cui decido di coprirmi è chiaro che un costo lo devo mettere in conto, questo ma è naturale insomma, tant'è che il conteggio che fa il software se non sbaglio è al netto dei costi, no? Quindi quei 19.954 sono già scremati dal calcolo che hai fatto vedere tu. Sì, diciamo, qui probabilmente in realtà ci potrebbe essere un piccolo errore perché i costi ovviamente non sono negativi. Quello che ha fatto il software, immagino, è che ha tenuto in considerazione soltanto l'Euribor, ma non il nostro margine sopra l'Euribor, per cui è aumentato di valore. E, diciamo, è un tool indicativo che dà una buona idea di come si comporterà il portafoglio. Se poi volete avere una stima precisa del costo e degli scenari, avete due opzioni. O vi preparate un piccolo foglio di Excel molto semplice, ne abbiamo uno che usiamo anche per controllare noi stessi, oppure ci chiamate o ci mandate una mail e noi siamo disponibili di andare a vedere qual è il caso specifico. Naturalmente noi non possiamo fare la consulenza, ma possiamo spiegare bene come funziona il prodotto e come funziona la copertura. Allora, il costo della copertura è implicito nella quotazione, ovviamente. Sì, è implicito nella quotazione proprio perché il prezzo è dato dal sottostante meno lo strike. Noi andiamo a peggiorare di quei 2 centesimi lo strike tutti i giorni e quindi viene impattato nel prezzo, un po' come funziona, diciamo, con un ETF alla fine, per fare una cosa semplice. Si possono avere le slide e rivedere il webinar? La risposta è sì ad entrambe le domande. E le slide, spero di poterle caricare, devo solo salvarle in PDF e spero di poterle caricare direttamente qua dentro, altrimenti manderemo a tutti gli iscritti al webinar sia il link del webinar stesso, ma anche le slide caricate in PDF. Dovete aspettare forse un giorno perché dobbiamo farle validare dalla compliance. Allora, c'è qualche altro. Allora, sono le 6:40, per cui siamo già un pochettino in ritardo. Io, diciamo, lascerei libero Gabriele,
e rimango io a rispondere a qualsiasi domanda ci dovesse essere. Quindi io rimango qui. Se avete domande, non fatevi problemi. Non ho nulla di meglio da fare al momento, anzi, è molto, molto interessante e stimolante per me rispondere alle domande. Però ringrazio Gabriele che è stato con noi per questa ora e che ci ha dato un po' una mano a capire questo, diciamo, la copertura, che è sempre un qualcosa di un pochettino complicata. Per cui, grazie mille. Guarda, sono io che ringrazio te Matteo, grazie per avermi chiamato. Un ringraziamento speciale ovviamente a tutti quelli che hanno partecipato. Se avete dubbi, domande e chiarimenti, fate riferimento adesso a Matteo, ma nei prossimi giorni ovviamente se avete qualche domanda anche per me, assolutamente resto disponibile. Mi trovate sul mio sito belleli.biz oppure sui social, andate su Facebook ad esempio, che è quello il genere più utilizzato, scrivete Gabriele Belleli, trovate il mio profilo, quello privato, quello pubblico, il mio gruppo chiuso, potete chiedere l'adesione al gruppo ed è una modalità anche quella, oltre alla mail, per interagire direttamente con me se avete dubbi, domande o chiarimenti. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie mille. Tanto poi ci sentiremo presto, che il 24 ne abbiamo un altro, quindi dobbiamo solo aspettare una settimana. Esatto, fra una settimana siamo di nuovo insieme. Buona serata a tutti. Buona Ciao. serata. Ciao. Allora, qualche domanda a cui devo ancora rispondere che mi è rimasta indietro. Ma lo spread tra denaro e lettera del mini futures è sempre fisso o varia con la volatilità? No, lo spread è sempre fisso. Abbiamo dovuto aumentare su qualche sottostante in passato. Ad esempio col crollo di marzo dell'anno scorso, ma stiamo parlando di variazioni minime e comunque variazioni molto più contenute rispetto alla variazione della liquidità sul sottostante. Quindi, diciamo, a meno di eventi assolutamente estremi, lo spread lo potete considerare come fisso. Allora, si può fare copertura con indice MSCI World? Purtroppo al momento no, ma ci stiamo lavorando. È un pochettino complicato perché è un indice davvero particolare, non esiste un vero mercato dei futures su cui noi possiamo coprire la posizione, ma è un qualcosa su cui stiamo lavorando. Ci piacerebbe essere pronti su questo o alla fine dell'estate, ma al momento purtroppo non abbiamo niente. Sull'S&P invece sì, sull'S&P lo potete fare, anzi andiamolo a vedere. Indici. Ok. Gli indici disponibili sono CAC 40, scusate la mia pronuncia francese è terribile, il DAX, il Dow Jones, Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, FTSE 100, FTSE MIB, Nasdaq, Nikkei, S&P. Quindi con S&P sull'indice non dovrete mettere il valore del portafoglio, cioè dovete mettere il valore del portafoglio in dollari, non il numero di azioni, e il calcolo funziona in maniera molto simile. Ora qui ne clicco su uno a caso e questa è la formula. Valore del portafoglio diviso valore del sottostante moltiplicato per la parità dà il numero di mini da comprare, quindi è da lì che viene fuori. Perché su questo ISIN non è indicata la leva? Andiamola a vedere. Non ho una risposta pronta, faccio copia e incolla. A partire dal sito, qualsiasi pagina, avete un box, adesso andiamo a vedere dalla pagina principale. C'è un box con scritto ricerca prodotti, potete copiare e incollare il codice ISIN, fare invio. Stellantis. Allora, questo prodotto non ha un. Sinceramente, non mi so dare una spiegazione. Adesso magari provo a vedere anche su un tool interno se è successo qualcosa su questo prodotto. Vi chiedo giusto un attimo di pazienza. Allora, NL0015441536. Allora, guardate, sinceramente non so quale sia la ragione, me lo segno come probabilmente semplicemente un errore, non lo so. Provo a fare un'altra verifica, guardate che fare una verifica in più non si sbaglia mai. Allora, perché il prodotto è in bid only, è un prodotto long bid only, non l'abbiamo ancora, diciamo,
diciamo, c'è stata una corporate action per cui la parità non è più uno, e quindi quando diciamo, tendenzialmente sui prodotti a leva, siccome sono interscambiabili l'uno con l'altro, alla fine ne mettiamo decine tutti i giorni, abbiamo più di 2.000 prodotti al momento. Cosa succede? Succede che quando viene fatta una corporate action, se c'è poco interesse di terzi, andiamo a metterlo in bid-only e poi tendenzialmente a delistarlo quando poi non c'è più interesse di clienti e ne quotiamo altri in cui la parità è uguale a 1. Proprio perché fare i calcoli è complesso, no? La formula sarebbe tutto sommato semplice se fosse la parità uguale a 1, cioè fare 16,81 meno 6,59, il prezzo dovrebbe essere 10,22. Invece circa 12,87 perché va diviso per 0,8065 e quindi il prezzo fa circa quello che trovate lì sopra. Inoltre, un certificato con distanza di knockout al 60% è un certificato molto poco interessante perché un prodotto come questo ha una leva che è circa 1,2-1,3 e capite che non è tanto interessante. Come prodotto a leva, tutto qua. Vediamo se c'è qualche domanda che mi sono perso. Su quali piattaforme si possono acquistare i mini futures se la banca non offre questa opportunità? Allora, tendenzialmente vanno bene tutti i trading online, tutte le banche anche più o meno tradizionali. Chiaramente le banche, i trading online più forniti, più dedicati, come possono essere i VBank, WeBank, Directa, e come può essere Fineco, sono quelli un pochettino più indicati perché spesso sono un po' più economici e poi questo è la loro ragione di esistere, e offrire la possibilità di fare trading. Però nulla toglie a chi è cliente di Intesa San Paolo, cliente di BNL, magari BNL un po' meno perché è quello della casa, insomma non voglio fare favoritismi, li possono comprare anche loro. Vediamo se c'è qualcos'altro. È possibile fare un accenno ad eventuali strategie da utilizzare per cambiare le mini futures quando si avvicina allo strike? Allora, non c'è una strategia vera e propria. Sugli indici, probabilmente quando ci avviciniamo a 3, 4, 5%, si può vendere il prodotto e se ne compra uno con una distanza da barriera che riteniamo congrua. Quindi può essere, non so, una distanza del 10%, 15%, 20% a seconda della propria propensione al rischio, si può scegliere quale utilizzare, però non c'è una vera e propria regola su questo. O almeno io non ne posso, non posso, non ne ho una personalmente, quindi non voglio dare un'idea che non ha tanto senso. Devo scegliere lo stesso sottostante del prodotto, del portafoglio, penso intendesse per la protezione. E sì, diciamo che è possibile utilizzare lo stesso sottostante, quindi ad esempio se ho una posizione sul FTSE MIB posso coprire il FTSE MIB, ma posso anche fare diciamo, una copertura del beta. Quindi ad esempio ho una posizione molto significativa, ad esempio su Ferrari o su Stellantis. Non voglio coprire, diciamo, tutto Stellantis, tutto il rischio Stellantis e quindi mi compro i mini short su Stellantis, ma posso ad esempio dire, beh, Stellantis comunque è componente del FTSE MIB, voglio far venire fuori soltanto la mia abilità di aver scelto Stellantis nel momento preciso e quindi compro Stellantis long, un prodotto a leva su Stellantis o comunque come volete prendere posizione su Stellantis. E poi vado a comprare un mini short, ad esempio, su FTSE MIB, sull'indice di riferimento, oppure sull'Eurostoxx. Questa è un'altra finalità di utilizzo che viene spesso usata e abbiamo, diciamo, diversi clienti, anche qualcuno non proprio istituzionale, nel senso, vabbè, grandi fondi o cose del genere. Però abbiamo dei piccoli gestori di portafoglio o piccoli family office che fanno questo tipo di operatività. Ok, dovrei aver finito le domande. Non penso di essermi perso nulla.
Se c'è qualcos'altro, rimando ancora qualche minuto. Se ho un portafoglio con 10 azioni, posso coprirmi con l'indice di riferimento d'Italia, il FTSE MIB. Sì, è un buon modo, perché soprattutto così si risparmiano i costi di transazione, sicuramente. E poi bisogna vedere se le 10 azioni sono correlate col FTSE MIB, e comunque bisogna avere in chiaro che la copertura non sarà perfetta al 100%. Non ho ben capito la durata della copertura. Scaduta cosa si fa? Allora, la durata della copertura la si decide in maniera autonoma, e questi qui sono prodotti che scadono nel 2025, quindi a lungo termine. Se ad esempio ci immaginiamo di coprire una certa posizione per 30 giorni, noi oggi andiamo a comprare i mini short. Poi, tra 30 giorni, quando la copertura non è più necessaria, o perché abbiamo fatto delle analisi ex ante, oppure perché abbiamo visto che il mercato è cambiato e quindi la copertura non ha più senso, è sufficientemente venderli. Si può vendere mini short esattamente come lo avete acquistato, e la copertura sparisce. E avrete soltanto un portafoglio long, esattamente come l'avevate prima di essere entrati nella copertura. Diciamo, l'operatività alla fine, una volta che si è capito il concetto, è molto semplice. Per coprire un portafoglio bisogna fare un'operazione di acquisto prima e poi un'operazione di vendita. La cosa difficile, ovviamente, ma questo lo sapete meglio di voi, è poi trovare un po' lo scenario giusto per una copertura, e più che uno scenario, anche una strategia, ecco, una strategia è la parola giusta, per non essere un po' in balia degli avvenimenti, delle performance di mercato, eccetera. Sì, poi il costo della copertura alla fine è un po' una nostra remunerazione, e diciamo, riteniamo che soprattutto sulle azioni e sugli indici europei sia assolutamente accettabile, però chiaramente questa è un po' una considerazione che ognuno deve fare a seconda dell'orizzonte temporale, che chiaramente una copertura di qualche giorno è comunque sempre economica, una copertura di un anno è chiaro che diventa un pochettino costosa, ma questo è normale. Ok. Non ci sono altre domande, io concluderei qua il webinar. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, spero che sia stato un qualcosa di utile, che vi possa aiutare anche diciamo, nella vostra operatività, nella gestione del vostro portafoglio. Siete iscritti all'evento, per cui riceverete sicuramente il reminder dell'evento della prossima settimana. Spero di riuscire a mandarvi già domani, se non è così, lunedì, le slide della trasmissione, e insieme a, non so se me lo fanno fare, anche un piccolo file Excel in cui è possibile calcolarsi la copertura in maniera autonoma, ma questo non ve lo posso promettere. Per cui grazie ancora, buona serata e arrivederci alla prossima.